Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata. Scusate il fiatone, ma stavo facendo alcune cose per causa. Allora, siamo nella nuova settimana, molto interessante. Abbiamo il Lunar New Year Festival con tanta bella robina. Abbiamo giustamente il Festival Felino, abbiamo appunto la nostra bellissima slot dove possiamo vincere 777 riscat. Abbiamo due gatti nuovi dal Festival Felino Capodanno Lunare, Gatto Petardo e Ninja Blu. Poi abbiamo Capodanno Lunare Regali a Fiumi, con sempre un bel po' di friscat da poter prendere. L'avanzata delle fiamme, quindi tutti red e i nemici più visti. Oggi facciamo veramente un sacco di robina. Festival limitato e Festival Ciclone da ora, Coltre di Tenebre, evento All Star, livelli All Star. Ci sta il mondo, veramente il mondo. Allora abbiamo 14 mio capsule da andare ad aprire, perché giustamente domenica e il giorno prima, giustamente il doppio farm, ok? Sempre come sempre, tutte le volte. Abbiamo 3465 friscat, che sono molto buoni. Oggi facciamo pure il mega opening, facciamo un opening a 3, perché c'è il red booster da cui voglio prendere una carta che mi manca, un gatto che mi manca, che forse è uno dei pochi che mi mancano in quella tipologia, che è uno dei migliori red, ok? Allora, scambia con biglietto, facciamo due miei biglietti rai da mettere da parte, perché sappiamo che ci sta l'Epic Fest più avanti, tra qualche giorno. Adesso scambia tutto per NP, grazie, ne abbiamo 40, niente male. E abbiamo pure le capsule di questo periodo, del New Year, eccole qua, le capsule evento Lunar New Year, da cui possono uscire il Gatto Petardo e il Ninja Blu, che poi si evolvono in Ninja Arancione e Gatto Petardo Macio. Molto interessanti da andare a vedere insieme. Quindi intanto un tentativo. Apriamoci sto Gatto Petardo con grande piacere. Chissà. Chissà, un CPU, che non è male. Allora, in realtà io c'ho ancora un sacco di quelle altre da aprire che non ho ancora aperto, di queste evento, ce n'ho, non so dove stanno, non me la date, non me le fa vedere adesso qui. Sono le altre, quelle fortuna, ce n'ho un quintale, ma non le apriremo sicuramente in video perché ce n'ho un bel po'. Vediamo un po', ce n'ho 74 da parte, vabbè, poi le apriremo. Farò un mega opening di 100 lucky. Slot felina, vai! Slot felina, giriamo e speriamo. Slot della fortuna limitate, vai, 777. E si gira. Slot felina, 777. Alla prima tanto ci daranno sempre 777. Non è vero. Allora, intanto 777 friscat e quindi arriviamo a tantissimo. Intanto ci abbiamo il giro bonus. Giro bonus, vai così. E ci prendiamo un altro 777? No, mannaggia, ci è mancato un pelo, eh. Ci è mancato un pelo. Si è rotta. Abbiamo rotto tutto. Ah! Ok, 133 friscat che vanno a unirsi ai 777. Quindi 910. Ammazza, oh. 4003 totali. Che bellezza. Ci piace sta cosa. Allora, so che ci sono diverse missioni nuove da andare a fare. Quindi oggi è una bella giornata per registrare. Ma il bello è che noi dobbiamo andare a fare l'opening. Quindi, mio capsule. Invece che fare best of the best, con l'offerta speciale iniziale, anche se qui non sarebbe male perché c'è Izzy, ipoteticamente. Al massimo sapete che faccio? Lo facciamo domani. E facciamo prima i tentativi sul Red Booster. E poi se volete domani faccio best of the best con 7,50. Scrivetemelo qua sotto nei commenti se domani vogliamo fare l'apertura del best of the best. Intanto vai, si parte. Fase 1, 3 tentativi. Richiedi 300 friscat, se ne vanno. Ciaone. Allora qua mi manca veramente poca roba. Che cuore. Ma allora non li faccio gli altri. Mi è uscito quello che volevo. La pai pai a prima botta. Ma quanto posso essere fortunato. No, regà, non spreco gli altri friscat, scusatemi. Ma andiamola a vedere la Pai Pai, eccola qua. La Pai Pai è la migliore red. Cioè, vi rendete conto, abbiamo trovato la migliore red. La specifica. Ok, andiamola a vedere insieme. Potenzia.
ci frega niente. Poi facciamo gli eventi con grande tranquillità. Ultra rari. E vediamo dove sta. Cioè, abbiamo trovato la migliore red di quella serie. A prima botta, con la cosa a 3. Ma è fantastico. Ok, le altre in pratica sarebbero quasi per collezione in confronto. Allora, dove è andata a finire? Me la so persa. Dove sta? Eccola. Bye bye. Ragazza, immagine di un famoso ristorante di Sum. Porta sempre con sé il suo cimelio, che è il martello. Il martello Cremisi. Resiste agli attacchi dei rossi, danni ad area enormi. Cioè, non so se vi rendete conto, e la possiamo pure potenziare. Cioè, abbiamo un po' di exp almeno per portarla al 10. Non cambia nulla, diventa Pai Pai Z. Ma con l'evoluzione, che ci servono diversi red, diventa Pai Pai DX. La forma reale ottiene maggiore potenza d'attacco, ottiene anche difesa più forte contro i nemici rossi. Questa è una belva. È una belva contro i red, ragazzi, la Pai Pai. E siamo stati fortunatissimi. Però, a parte questo, allora, direi che andiamo a fare un po' di eventi a sto punto. Volevo fare il mega opening, invece ho fatto l'opening più piccolo della storia. E addirittura con subito la Pai Pai. Fantastico. Ok, direi che andiamo a farci qualche evento. Ce ne stanno veramente tanti. Vediamo oggi cosa riusciamo a combinare. Anche perché abbiamo già perso diverso tempo. E vediamo di portarci a casa. Vado con deck generici. Per almeno la maggior parte di quelli basic. Allora ragazzi, andiamo a fare prima gli stage, quelli molto easy, molto veloci, quelli che ci danno i premi. Infatti non ci sto usando nulla addosso. Vediamo un po' che cosa ci regalano. Vai Gattoleo, dacci subito qualcosa. Sono a tempo. Vediamo un po'. 20 friscat. What? Ma pazzia. Così? Festival lunare. Continuiamo a sto ritmo, ragazzi. Ci stanno regalando il mondo. È forse l'evento migliore del momento. Che è fantastico. Vabbè, giustamente questo è il primo stage. Che ci dà? Amuleto leggendario. Non so cosa faccia. Fuochi d'artificio vistosi. Continuiamo sempre con questi stage. Penso che gli amuleti leggendari sono quelli per andare a vedere di prendere i nuovi gatti. Sono stage velocissimi, quindi li andiamo a fare molto veloci. Anche noi non ci impegniamo tantissimo, tanto sono facili. Fuochi d'artificio vistosi e c'è da amuleto leggendario, infatti. Continuiamo a scacciare il male con il botto. Vai così. Questi li facciamo tutti a secco, raga. Velocità assurda. Contenuti a non finire oggi. New Lunar. Giustamente ci sono degli stage molto interessanti anche da fare. Non so se farò qualche live. Speriamo di riuscirla a fare oggi una live, non lo so. Ok, amuleto leggendario più uno. Andiamo a fare anche arriva gatto adulto, ragazzi. Facciamo tutto quello che c'è oggi. Non tutto, tutto è impossibile. Ho visto che ci sta di nuovo comunque la torre, quella senza tratti. Quella si potrebbe fare in live. L'abbiamo fatta già nel passato e la potremmo rifare con molto piacere. Allora, ah, gatto adulto a me mancava. È uscito oggi, ragazzi. Fantastico, devo mettere un po' di gatti Leo però, perché sono i metallici e solo il gatto Leo può darci una mano in questo caso. Eh sì. Intanto potrei mettere pure un Dark Amiao per prendere a distanza i senza tratti. Non sarebbe mica male da eliminare subito. Ok, abbiamo già eliminato uno degli avversari problematici. Questo crescere di difficile più più e gatto adulto ce lo portiamo, così ce leviamo anche lui. Oggi veramente il mondo, ragazzi. Il mondo. Nuova Uber gigantesca, provata così a secco. Tanti eventi che regalano un sacco di friscat. Inizio anno lunare, devo dire che interessa e intriga molto. Vai, abbiamo portato a casa subito lo stage. Mi sono messo il treasure apposta, così prendiamo subito il gatto adulto. Vai così. La forma reale di gatto adulto sbloccata. I 5 nemici più visti del 2022. Non so cosa sia questo stage. Ok, lo facciamo a secco lo stesso. Sicuramente ci darà tanta bella robina. Ci piacciono i regali e ce ne stanno a far tanti. Oggi è una giornata di stage velocissimi che ci regalano roba. 5 d'esperienza. Che? Lo stage si chiama ancora una volta. Non vorrei che mi danno altri 5 d'esperienza. Cioè, quello di prima si chiamava effettivamente 5. Lo sai, ancora una volta. Guardate, se mi danno altro 5 d'esperienza, mi arrabbio, Vediamo un po', vittoria. 4 d'esperienza. Ah, perché giustamente lo stage 4. Ok, mi sento scemo in questo momento. Purtroppo 3. E questo ci darà 3 d'esperienza. Il cagnolino angelico. Giustamente so che sono i nemici più visti dell'anno. Sono questi. Quindi alla terza posizione il cagnolino angelico e c'è da 3 esperienza. Talmente 2 da piangere. Questo dovrebbe essere il secondo più visto dell'anno. Ah, gli stecchini.
Gli Stickman, beh, in effetti ne ho visti tantissimo. Oddio, adesso io sapevo chi è il primo. Oddio, ora ci danno due esperienze, seriamente. Cioè, non ho mai visto due d'esperienza dentro sto gioco. Due. E andiamo a fare anche sorprendentemente uno. Chi sarà il primo in classifica? Vai così. Ok. Questa è l'unità più vista dell'anno. Il cagnolino scuro. E ci darà uno di esperienza. No! Però ci dà 30 friscat. Dovrebbe essere l'ultimo, giusto? Ci dai 30 friscat e un leadership che ci piacciono. Vai, uno. No, non finisce. C'è pure lo stage speciale, non visto nel 2022. Oddio! Il Wamazon! Mamma mia, il gatto Wamazon, ragazzi. Il gatto Wamazon, l'ho visti tutti. È una torre, basta, è solo la torre. E che c'è, regali? Dacce roba! Un biglietto raro! E 30 friscat e leadership. E adesso andiamo a fare un altro anno nuovo. Rogne infinite, primo stage. Giustamente sto usando sempre il deck generico per cercare di completare questi stage in velocità e farne il più possibile immediatamente, specialmente di quelli della settimana lunare. Poi gli altri, quelli un po' più impegnativi, ce li faremo durante la settimana, magari uno o due, e vediamo come va. Ok? Intanto questi sono gli ippopotami, che sono abbastanza facili da battere. Ci vuole solo un attimo di tempo e di pazienza. Ok, un barlocchino me lo porterei. Oddio, pure la farfalla, ma che cos'è? Ma che cosa? Ma perché? Settimana lunare, mi piace. Tanti bei regalini, tanti begli eventi. Una quintalata di eventi. Mi piace così. Ok, rogne infinite. Portato a casa a secco il primo stage. Voi bisogna vedere quanti ne so. Allora, biglietto fortuna G più 1, vabbè. Allora, questi stage sono costosissimi. 180 d'energia, 160. Cioè, pazzia, ragazzi. Veramente costosi. Speriamo di reggerli tutti, di riuscire a fare il più possibile. Abbiamo preso un po' di leadership grazie ai vari stage strani, stranini. Però, insomma... Ok, un bel gatto Leo che mela veloce. Continuiamo a menare ste farfalle. Ok, Darka Miao. Che magari c'è sta qualche trait, l'essere tipo gli ippopotami. Tanto le farfalle vanno a giocare in piacere. Bamut. Olè. Ok, c'è un red che sicuramente non si butta giù in modo difficile. Non so se quello svolazzante conta come fluttuante o se conta come traitless, quello dell'evento. Vai così, devastiamoli. Parenti sconosciuti, portate a casa più che instant, oserei dire. Eliminate tutte le farfalle. E si prosegue. Cosa ci dà? Giustamente biglietti fortuna. Biglietti fortuna più uno. Spero sia ultra, un altro stage sempre di questo evento, sempre costosissimo, sembra 210 d'energia. Allora. Sinceramente parlando, io vorrei andare a secco stavolta con il barlocchino, perché tanto sono tutti boss che possono essere colpiti facilmente mono target, e quindi ci riportiamo a casa molto veloce a mount. Ok, mi metterei la tartarauga, così giusto per essere sicuri di non essere colpiti. E vai così sulla farfalla con Barlog, che la devasta in maniera estrema. Però ha resistito a un paio di colpetti, eh. Queste farfalle l'hanno fatte importanti. E noi le meniamo. Olè, ho preso l'ippopotamo. Vai. Abbiamo qualcosa che spinge un pochino di più. Vai con la face. La farfalla retto ha eliminato addirittura un Barlog. Non me l'aspettavo. Allora io spero che quelli siano traitless, così ci andiamo di Darka Miao. Perché se non ero, la face invece è fluttuante, quella senza tratti. Ok. Vediamo un po'. Allora, una farfalla dovrebbe morire però a momenti. Abbiamo menato abbastanza. Sembra che stanno a reggere in una maniera infinita. Forse sto sottovalutando questo stage. Può essere alquanto, sinceramente. Ok. Vai. Andiamo con lo Slinket e cerchiamo dei colpilli. Anche il Courier non sarebbe male da una certa distanza. Vai, Slime. Ti vogliamo bene. Barlog ritorna. Si stanno un po' moltiplicando i nostri avversari. Altro Slinket. Cerchiamo di pressarli un pochino il più possibile, perché sennò qua ci fregano. La face è stata eliminata. Behemoth. Darka Miao. Sperando che le farfalle, ripeto, siano traitless, che siano solo finte con le ali. Ok. Un bel colpetto. Eliminata una. E la torre è nostra. Spero sia ultra portata a casa. Molto easy lo stesso. Biglietto fortuna GP2. Diverso dallo spot. Ok. Vediamo un po'
Come ce la caviamo? Vabbè, questo è un fluttuante, tranquillo. Ce lo reggiamo senza troppi impedimenti. Potremmo anche andare di tartaruga molto secchi. E appena possibile, casomai, di un bel behemoth. Anche se il Barlog fa più danni, ragazzi. Cioè, non ha senso, non ha... Vai, Barloghino, facci sognare uno Slinket che attacca quelli che stanno dietro le quinte. Corriere che fa la stessa cosa. E vediamo depulire sta situazione. I gufetti. Ok, no Yukimura. Attacca direttamente sulla farfalla. Vai così pure il Behemoth. Dai che spingiamo di cattiveria su torre. Il devasto più totale. Anche il Dark Amiao ci sarebbe piaciuto. Sai, Yukimura è morto. Oh, ma ci hanno devastato. Ma cosa? Ma chi sono queste farfalle? Pazzia! Devastanti! Mi hanno eliminato alla grande. Pure il Barlogghino. Per fortuna c'è il Dark Amiao dentro a sto deck generico. Guardate quante farfalle! Ti prego, Dark Amiao, facci sognare tu perché qua. Queste spingono male. Vai così, Barlog su torre. Portata a casa. Ciaone. Diverso dallo spot. Ok. Biglietto fortuna G più 2. Quello che volevo. Interesting, ci piace. Vai così. Cavalluccio. Facciamogli capire chi comanda. No, in realtà rischio di essere io in difficoltà perché non abbiamo roba antifluttuanti. Se questi sono tutti fluttuanti, siamo rovinati. Anche se devo dire che il Dark Amiamo ha fatto un egregio lavoro. Quindi opterei per dire che questi finti svolazzanti siano traitless. Ok. Cerchiamo di shieldare. Io vorrei mettere subito Dark Amiamo. Evitare il barlogghino. Poi andare dal camion secco. Vediamo un po'. Forse ce lo fanno fare. Vai così. Eccolo qua. Leviamo quell'angioletto. Bam. Ok, un bello slime. A secco. Vai un'altra bella tartaruga. Ci piacerebbe che ci fa copertura al dark camion. E cerchiamo dei menaglia d'aria. Vediamo. Sì, è come penso io. La farfalletta dovrebbe prendere serie da botte. Daia, Dark Amiao però viene colpito parecchio dal cavalluccio angelico. E quello è un problema per noi, eh. Molto grosso come problema. Ok, cavalluccio è stato knockbackato. E una farfalla è stata pure colpita. Ipoteticamente potremmo dire che stiamo discretamente bene. Però vado pure di Barlog, va. Mi sono arrivato un po' di Indie. Oh, Dark Amiao muore però tra poco, c'ha il potenziamento. Potenziamento significa che sta per morire. Ok, è stata eliminata forse una farfalla. Dark Amiao è ancora vivo, non si sa come. La fa magia sto Dark Amiao. Ale, farfalletta a buttare giù Yukimura. E se spigne. Cerchiamo di spingere il più possibile. Oh, non me l'aspettavo così impegnativo sto stage, eh. Ne hanno fatti dei stage interessanti. A parte che, ripeto, il mio è un deck generico. Quindi magari se facevo un deck fluttuante avevamo già fatto. Però... Ok, portata a casa anche questa torre con tutti i nemici davanti. No, eliminati. Quello che volevo, vediamo un po' che cos'è. Quello che voleva. Biglietto fortuna più 3, 30 priscat e leadership. Allora ragazzi, direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Andiamo a vedere intanto la missione fatta grazie per il mio biglietto. Siamo a 4185 priscat. Ditemi domani se volete che apro magari il best of the best, perché penso che Red Buster non mi convenga farne altri, perché ho trovato Bye Bye che è la migliore di questa serie per i Red. Gli altri stage li facciamo o in live o domani, mo vediamo, oppure facciamo la live e poi la spezziamo in video, potrebbe essere interessante come cosa. Prova tre volte, possiamo fare anche così, vai. Apriamoci intanto questa robina di Lunar, sperando di trovare qualche gattino dei nuovi. Allora, abbiamo trovato 100.000 di esperienza e sono buoni, 5.000 di esperienza e un CPU. E direi che siamo messi molto bene. Allora, in realtà abbiamo trovato anche una forma effettivamente potenziata di uno dei gatti, ma non mi ricordo qual è. Più che altro non mi ricordo di che rarità è. Dovrebbe essere gatto speciale, in verità. Quello steso, eccolo qui. No, non è lui. E vai, vediamo qual è. Mo lo trovo e ve lo faccio vedere. Allora, eccolo qua. Il gatto malato diventa il nuovo gatto detenuto che viene utilizzato in molti stage. E in molti stage mi sarebbe servito. Quindi l'ho preso anche troppo tardi questo gatto. Dopo il 20° aperitivo lo hanno dovuto legare per il suo bene. In qualche modo ha ottenuto attacchi a distanza efficaci contro i Red.
Rosso, giustamente, efficace contro distanza. E questo può essere utilizzato anche contro l'evento che c'è attualmente, che è Red, ragazzi. Va bene. Allora, questa era la puntata di oggi. Spero vi sia piaciuta. Abbiamo appreso un sacco di roba. Abbiamo trovato subito l'Uber che volevamo. Abbiamo fatto diversi stage dell'evento. E ce ne mancano ancora tanti altri. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se non hai lasciato l'hashtag TheBattleCats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.